giallo sulla morte di una barista di 35 anni trovata senza vita dal padre nella sua abitazione a Bassano, mercoledì funerali. Scontro fra auto, ferita una bimba di 2 anni che viaggiava assieme ai genitori, 2 auto finiscono in un fossato. Riforma sanitaria, una branca dell'Istituto Oncologico di Padova troverà posto nell'ospedale di Castelfranco. Accoltella il compagno marocchino dopo una lite, finisce in manette, 43enne di Campo San Piero. In regione la manovra anticasta promossa dal Movimento 5 Stelle, un consigliere in carica ed un ex rinunciano ai vitalizi. Boom di multe al semaforo di Marostica, l'Unione Consumatori, verificheremo che l'impianto stia a norma. Buonasera a tutti voi telespettatori, come avete sentito in primo piano la cronaca, è ancora mistero sulle cause della morte di una 35enne bassanese trovata priva di vita dal padre. È giallo sulla morte di Francesca Bertoncello, la barista di 35 anni originaria di Casoni di Mussolente, residente da tempo a Bassano, trovata priva di vita nella camera da letto del suo appartamento di via Sardegna. Da prime indiscrezioni sull'autopsia eseguita sabato sul suo corpo non ci sono segni di violenza. La donna, che soffriva di diabete, sarebbe deceduta per arresto cardiocircolatorio, ma è ancora da capire cosa l'abbia provocato. Gli esiti degli esami tossicologici fanno sapere dal commissariato di polizia che sta seguendo le indagini si avranno non prima di un mese. A ritrovarla priva di vita il padre, che abita nell'appartamento accanto alla figlia. L'uomo si era preoccupato non sentendola da più di un giorno. Mercoledì mattina, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore, ha provato a suonare il campanello di casa di Francesca. Non ricevendo risposta è entrato da una finestra e una volta dentro l'orribile scoperta. Le luci e la TV accese, il corpo della giovane riverso a terra esanime. Inutile ogni soccorso da parte dei sanitari del SUEM di Bassano. La procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti, sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria il telefono cellulare e la rubrica di Francesca. La donna era molto conosciuta in città, aveva lavorato in diversi locali della zona. I funerali si terranno mercoledì alle 15:30 nella chiesa dell'obitorio del San Bassiano. Ed ora andiamo a Castelfranco, dove la riforma delle aziende sanitarie porterà un nuovo centro di specializzazione oncologica. Una branca dello IOV di Padova troverà posto nell'ospedale della città del Giorgione. La giunta regionale ha approvato una delibera che assegna a Castelfranco Veneto specializzazioni oncologiche che derivano dallo IOV di Padova, quindi una branca dello IOV arriverà a Castelfranco Veneto e andrà ad occupare i 2 piani che attualmente sono liberi del nostro blocco ospedaliero. Per Castelfranco la riforma della geografia delle aziende sanitarie del Veneto ha significato l'accorpamento sotto Treviso, ma qui non c'è traccia delle polemiche manifestate da alcuni sindaci della provincia. Anzi, a rendere il passaggio soddisfacente la prospettiva di un centro di specializzazione oncologica, una scelta formalizzata dalla giunta regionale e dalla visita del nuovo direttore della Us Unica, che dalla nomina del primo dell'anno è impegnato a incontrare i sindaci per mettere a punto un piano d'azione comune e convincere nel caso gli scettici della riforma. Ma è giusto che ci sia qualcuno scettico, solo lavorando insieme tutti si rendono conto che niente viene toccato, i servizi rimangono, andiamo a portare eccellenze. Nel mio contratto di direttore generale il presidente Zaia ha voluto apporre proprio di pugno suo il fatto che venga fatto il polo oncologico a Castelfranco. Questo sarà il mio primo compito. Il sindaco Marcone, soddisfatto e rassicura i suoi concittadini, nessun servizio verrà ridimensionato. Io dico ben venga, insomma, se si va verso un processo di razionalizzazione e di risparmio, i cittadini avranno possibilità di avere quei servizi garantiti così come sono stati garantiti sinora. Ed ora i riflettori sono puntati sulla punto nascita di Asiago. Il sindaco Roberto Rigoni Stern parla di una inutile polemica ed attacca duramente Roma. Protesta contro la chiusura dei punti nascite con meno di 500 parti all'anno. Asiago potrebbe rientrare nei parametri descritti dal Ministero della Salute, ma il nosocomio dell'Altopiano non deve essere toccato proprio per la sua caratteristica di ospedale di zona critica, la montagna. Così il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, che lancia un duro attacco a Roma invitando il ministro Lorenzin ad occuparsi delle grandi strutture sanitarie più che dei piccoli ospedali che funzionano e bene. La ministra si occupi dei problemi organizzativi, delle disfunzioni che hanno caratterizzato questi grandissimi ospedali dove nascono migliaia di bambini all'anno e che sono quelli che hanno fatto aprire un dibattito assolutamente insulso, senza nessuna ragione, relativamente all'opportunità di mantenere vivi i piccoli punti nascite. Tra l'altro, come nostro,
non hanno mai avuto modo di palesare disfunzioni né problematiche né incidenti nel corso di moltissimi anni di operatività. Esiste un protocollo tra l'ospedale di Asiago e quello di Bassano per cui tutti i parti che sono a rischio vengono deviati a Bassano. È un po' come voler spostare l'attenzione proprio dai problemi quindi reali che ci sono in tutta Italia. È assolutamente un argomento fuori luogo che non ha nessuna ragione dal punto di vista politico se non quella di motivare la necessità di operare ulteriori tagli in materia sanitaria, ma noi siamo convinti che la Regione su questo abbia già manifestato un'evidente sensibilità e abbia già chiarito che non vi è assolutamente l'intenzione di mettere in discussione l'organizzazione sanitaria della Regione né la chiusura dei piccoli punti nascite. E anche una bimba di 2 anni tra le persone rimaste ferite nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale a Bolzano Vicentino. Forse un sorpasso azzardato all'origine dello scontro frontale tra una Fiat Punto condotta da una 27enne del posto ed una Ford Fiesta al cui volante si trovava un 45enne. All'interno la moglie e la figlioletta. A seguito dell'urto al vaglio della polizia locale i 2 veicoli sono finiti nel fossato. La conducente della Punto e le 2 passeggere della Ford, mamma e piccola, sono state condotte all'ospedale. Diverse contusioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Tagli dei vitalizi a tutti gli ex consiglieri regionali. La lotta anticasta del Movimento 5 Stelle approda a Venezia. La battaglia anticasta del Movimento 5 Stelle sembra si faccia sentire anche in regione dopo che il consigliere PD Graziano Azzalin e l'ex consigliere di Forza Italia Mauro Mainardi hanno rinunciato al loro vitalizio. Ma la vera prova di coerenza, dichiara il capogruppo veneto dei pentastellati Jacopo Berti, sarà il voto alla legge anticasta con la quale si chiede di abolire i vitalizi di tutti gli ex consiglieri regionali, le indennità di funzione e ridurre gli stipendi dei consiglieri. A favore di azioni del rilancio del paese, uno su tutti, come riportato anche nei nostri telegiornali, il microcredito. In questi giorni abbiamo visto che ci sono dei consiglieri che hanno rinunciato al vitalizio. Beh, vorrei dire a tutti i consiglieri che si devono iniziare a preoccupare, perché il vitalizio lo toglieremo a tutti. C'è la nostra proposta di legge, una proposta di legge anticasta che vuole abolire definitivamente tutti i vitalizi, questi odiosi privilegi, questi 13 milioni di euro dei nostri soldi che vengono dati alle tasche della politica. Bene, appena andremo a votare questa legge, tutto ciò verrà abolito definitivamente, perché il Movimento 5 Stelle è arrivato in Regione Veneto e sta obbligando la politica a trattare finalmente questi temi. E resta ancora aperta la questione banche e molti cominciano a diffidare degli istituti di credito. E allora vi chiediamo, attraverso il nostro TG Linea Aperta, a quale banca del territorio affideresti i tuoi risparmi? Come sempre potete dire la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Studentessa travolta da un'auto mentre attraversa la strada per andare a scuola, grave una 18enne che frequenta il liceo scientifico Tron di Schio. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8. Alla guida del veicolo una 46enne del posto, al volante di una Citroen. E la donna, a causa della pioggia battente, non si sarebbe accorta della giovane sulle strisce pedonali investendola. La ragazza è stata trasportata all'ospedale di Sant'Orso. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia locale dell'Alto Vicentino di Schio. E la stazione di Rosà ha arrestato per detenzione e coltivazione di stupefacenti Emanuele Trentin, 25enne di Tezze sul Brenta. A seguito di perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto una serra dove crescevano 9 piante di cannabis in piena inflorescenza, sequestrate assieme a 0,5 chilo di droga in via di essiccazione e un cubetto di hashish, un libro per la coltivazione della marijuana e anche del materiale vario per il confezionamento. Ed ora invece andiamo a Marostica per la segnalazione di alcuni nostri telespettatori. Sentite. Lunghe code nei giorni scorsi a Marostica. Stando alla segnalazione di un nostro attento telespettatore, oltre una 30ina di automobilisti si sono visti infatti costretti a pagare, quasi negli stessi giorni, una multa comminata loro per non aver rispettato le indicazioni semaforiche in questo incrocio della città murata. 130 euro e 6 punti in meno nella patente è la sanzione prevista, ma a far specie è la grande quantità di multe comminate in poco tempo dallo stesso impianto. E allora il nostro telespettatore è venuto al dubbio: sarà tutto regolare?
Innanzitutto, cosa prevede la normativa? La luce gialla non è che viene stabilita in base a come gli gira al sindaco la mattina o al comandante dei vigili. La luce gialla va stabilita in funzione di un progetto, quindi di uno studio fatto appositamente. Questo serve per evitare che ci siano possibilità di fare multe in maniera errata. Di recente la Cassazione ha stabilito che risulta regolare il semaforo il cui giallo duri almeno 3 secondi. È chiaro che 3 secondi è impossibile passare senza prendere una multa, quindi io invito i comuni o comunque chi ha questi impianti messi su di far fare questo tipo di progetto, di questa relazione di parte di un ingegnere, il quale dovrà dire quanti secondi potrebbe durare il giallo minimo perché la multa non sia presa in maniera così disinvolta. La legge comunque parla chiaro, ma come valuta il caso di Marostica l'Unione Consumatori? Io adesso l'impianto di Marostica non l'ho verificato, però sì, ci è arrivata qualche segnalazione in questo senso. Sarà nostra premura dunque contattare l'amministrazione marosticense, anche perché qualora il famoso progetto non fosse regolare, tutte le multe finora emesse risulterebbero nulle. Cronaca in alta padovana, ecco com'è finita una violenta lite a Loreggia. Una lite furiosa, terminata con il ferimento di un 27enne di nazionalità marocchina e l'arresto della sua compagna, Luana Campagnolo, 43 anni, di Campo San Piero. Infatti risalgono alla sera scorsa, quando i carabinieri sono arrivati in via Boscardin a Loreggia, abitazione dei due, hanno trovato l'uomo disperato pieno di tagli e lei che ancora brandiva il punteruolo con il quale lo aveva colpito. Stando a quanto ricostruito dagli uomini dell'arma, i due avevano litigato, lei furiosa lo ha colpito più volte alla gamba, al braccio e al torace. 11 giorni di prognosi, diagnosticata al 27enne che al momento dell'aggressione si trovava agli arresti domiciliari. Luana Campagnolo invece è già stata processata questa mattina per direttissima e portata in un'abitazione diversa da quella del compagno, obbligata a presentarsi in caserma 2 volte alla settimana. E continua anche oggi il nostro viaggio tra i vostri presepi, quindi questa sera vediamo il presepe realizzato da Giovanni Campagnolo di Marsanna. How still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. Ed ora diamo uno sguardo alla programmazione di questa sera. Alle 21.05 andrà in onda uno speciale Incontri con Stefania Craxi, a seguire il documentario La notte di Sigonella. Ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Solo da Grosselle Elettrodomestici, sconti su tutti i prodotti tutto l'anno. Le previsioni per domani: sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti più probabili nelle prime ore su pianura e prealpi. Nelle ore più fredde, possibili locali nebbie sulla bassa pianura nord-orientale. Precipitazioni assenti. Temperature in diminuzione, tranne le massime in pianura, che saranno stazionarie o in leggero aumento. Grosselle Elettrodomestici Euronics Point. 500 metri di esposizione, qualità, convenienza e assistenza. Scegli Grosselle. Da più di 25 anni il cliente sempre al primo posto. Grosselle Elettrodomestici, in via Canova a Rosà, zona Cadolfin.